sistema che ti consente di fare le fotografie. La giunta provinciale di Bergamo ha approvato la destinazione dei proventi dell'anno 2013 derivati dalle sanzioni per la violazione del codice della strada accertate dalla polizia provinciale. Il ricavato sarà interamente utilizzato per il miglioramento della rete stradale sul fronte della segnaletica, della sicurezza e manutenzione. Le previsioni per quest'anno si attestano sui 100.000 euro di introiti, cifra che si mantiene in linea con il 2012. Si è approvata la delibera con la quale l'amministrazione provinciale va a destinare quelli che sono i fondi raccolti attraverso le sanzioni provenienti dalla violazione del codice della strada. Provincia di Bergamo, coerentemente con quanto fatto anche nel corso degli anni passati, non destina solamente il 50% di queste sanzioni al miglioramento delle nostre strade, cosa che è prevista dalla legge, ma va ad impiegare l'intero 100% in questa direzione. Credo che sia una cosa importante, soprattutto in un periodo come questo dove le risorse sono veramente poche. Non ci sarà nessun aumento dal punto di vista delle sanzioni in ingresso, perché molto poche erano l'anno scorso, molto poche sono quest'anno. Erano 100.000 euro l'anno nelle precedenti previsioni e continuano ad essere solamente 100.000 euro l'anno sull'intero territorio provinciale. Soldi che comunque verranno totalmente destinati alla sicurezza di tutti quanti noi e delle nostre strade. L'asfalto sembra messo peggio rispetto agli anni passati. Le situazioni più gravi si registrano sulla vecchia provinciale della Valle Seriana e sull'asse interurbano, soprattutto tra Seriate e Bergamo.